Diamo il benvenuto a Michele Boldrin, il benvenuto a Marco e il benvenuto a Giacomo. Benvenuti a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno, benvenuti e bentornato a Michele. Allora, oggi allora... parliamo di Bitcoin con delle visioni eh, differenti. Io da ignorante dell'argomento sono molto curioso di ascoltare, insomma, ne sa di più lo faremo eh, chiaramente dando spazio a tutti i nostri interlocutori, con eh, giusto tempo ovviamente. Chiaramente avendo da una parte Michele e dall'altra Giacomo e Marco, eh, Michele avrà a disposizione più tempo. Se vuoi ricordare un po' le regole, tra virgolette, Umberto, prego. Allora, eh, per, eh, diciamo, per gestire al meglio questo dibattito che so che non sarà semplice, abbiamo deciso di mettere come regole generali interventi da tre minuti ciascuno, eh, così distribuiti se non è un problema. O Marco o Giacomo partono sulla tematica che vogliono affrontare, eh, in questo caso il dibattito sarà attorno all'utilità delle criptovalute, di Bitcoin in particolare. Eh, quindi potranno appunto argomentare in tal senso, dopodiché Michele potrà rispondere, quindi successivamente succherà a Marco o a Giacomo a seconda di e quindi ritorneremo a Michele sempre sui tre minuti. Per eh, evitare anche sovrapposizioni di sorta avrete un bonus, eh, poi vedremo al massimo di darvene un altro se c'è tempo, eh, per interrompere appunto eh, il vostro interlocutore, quindi potete usarlo tranquillamente, noi vi cederemo la parola, di un minuto questa interruzione, essendo che appunto siamo con due visioni opposte rispetto a quella di Michele, a Michele abbiamo deciso di dare due bonus in modo tale da eh, equiparare la situazione. Spero che il regolamento vi piaccia, abbiamo usato le stesse regole per il dibattito sulla scuola che vi invito a recuperare e sono andate bene. Quindi eh, speriamo che anche a questo giro vesteremo... Sembra prossimo Giochi prossimo senza prossimo Frontiere, sembra. bellissimo, mi piace. <ride> Va bene, perfetto. <ride> Ottimo, <ride> sono contento. Bene. Allora, Ivan, dai inizio alle danze. Sì, sì, io ho il timer pronto, quindi direi di, di cominciare. Partiamo appunto con una semplice, banale domanda. Uh, iniziamo da Giacomo. Come mai, eh, okay. Giacomo, ritieni che il bitcoin sia diciamo, il futuro, eh, se lo ritieni, ma credo di sì, e, e, e in che modo, ecco, secondo te può essere innovativo e utile inserirlo nell'economia mondiale? Bah, parto dal micro, cioè dalla mia esperienza. Io vengo normalmente pagato usando bitcoin come mezzo di scambio, mi è successo anche in questo caso, è una cosa abbastanza tipica ormai per me da diversi anni eh, io ovviamente non ho bitcoin perché questa è una caratteristica tipica di chi ha capito bitcoin, non parlare mai dei propri bitcoin ma se avessi bitcoin, terrei gran parte della del mia riserva di valore in bitcoin per evitare alcuni problemi, per esempio eh, la confisca o degli shock infattivi ma per non evitarne altri per esempio delle crisi di domanda, come quelle che periodicamente avvengono su bitcoin, quindi ha dei trade-off, ha dei vantaggi e dei svantaggi nel mio caso se avessi dei bitcoin vorrebbe dire che preferisco i vantaggi rispetto agli svantaggi e quando devo pagare riesco tranquillamente da anni a pagare quello che desidero usando bitcoin. Chiaramente non vuol dire che tutti quelli con cui interagisco accettano di pagarmi in bitcoin o di essere pagati in bitcoin, vuol dire che c'è sufficiente liquidità di strumenti intermedi per permettermi sempre di pagare quello che voglio, almeno finora, almeno usando certi arrangiamenti. Proiettando questa visione micro su un aspetto più macro del perché tutti potrebbero aver bisogno di Bitcoin, la faccenda diventa un po' più complicata. Ritengo che alcuni, per esempio noi privilegiati eh, che abbiamo le nostre carte di credito se vogliamo usarle, abbiamo un bisogno relativo di Bitcoin, magari come hedge contro una possibile crisi inflattiva delle monete fiat di cui immagino parleremo, ma è un bisogno relativo nel senso che per ora siamo abbastanza privilegiati ad avere altri strumenti per fare questo edging. Possiamo usare da, degli ETF sull'oro fisico, ETF su Bitcoin, fino al mercato azionario, obbligazionario, case, commodities, possiamo fare di tutto. Altre persone invece che non sono eh, privilegiate sono quelle che non hanno, per esempio, accesso a strumenti bancari. E si tratta in realtà della maggioranza della sottobancarizzata o non bancarizzata, la maggioranza della popolazione mondiale, in realtà. E ci sono molti casi non retorici, casi che. Negli anni abbiamo visto viaggiando parlando di Bitcoin, adesso a Oslo c'è appena stata una conferenza della Human Rights Foundation che è solo su questi casi d'uso, che sono in realtà importanti e non sono la solita retorica eh, di casi d'uso immaginari. Sono veri, sono principalmente nel cosiddetto sud del mondo, dove senza un'identità bancaria si è escluso non dal commercio fisico, perché puoi ancora usare il cash, ma si è escluso dal commercio online, che in realtà permette a molte persone di uscire dall'isolamento del mercato e di incrociare domanda offerta di paesi lontani. Molte persone possono vendere e comprare tramite internet ma non possono pagare perché non hanno un'identità cosiddetta KYC. Inoltre anche gli strumenti per proteggerci dall'inflazione di cui parlavo non sono disponibili per tutte le persone. Non sono disponibili per tutti e in realtà in questi posti ne hanno più bisogno. In quanto loro subiscono l'inflazione anche delle monete fiat occidentali molto più di noi, il dollaro esporta inflazione. Basta guardare cosa è successo anche in Libano, cosa succede frequentemente in Africa e altrove. In questo senso è molto più utile per loro che per noi. Per me, comunque, ha una sua utilità anche nel personale, devo dire. Ok, perfetto. Facciamo che invece di dire 30 secondi a voce, vi farò così quando mancano 30 secondi, così non, non vi interrompo. Adesso, Michele, giusto? Con tre, con... Sì. Corretto. Con sei minuti? O con no, tre minuti. tre minuti. Ok. Tre minuti. Sì, esatto. Allora, uh, ma guardate, io, come vi ho detto, io sono venuto a discutere per l'ennesima volta di Bitcoin. Come dire, eh, così quasi per, per uh, cortesia nei confronti di, di, di Ivan e di Umberto, perché si ripetono sempre le stesse cose ed è diventato, sembra una. Ragionamento circolare non so bene cosa dire. Eh, allora, che i poveri del mondo possono avere accesso a strumenti finanziari perché hanno computer, telefoni cellulari e mille altre cose per fare i wallet di Bitcoin, mentre non hanno la cosiddetta identità bancaria. È una fantasia. Che lo dica l'human Rights Foundation prova veramente niente. Per la semplicità, dell'Human Human Rights Foundation è strettamente connessa con Bitcoin, quindi vende il suo prodotto. E sarebbe come dire che chi fa la pubblicità della Fiat dice che la Fiat fa macchine di merda. Ma no, fa macchine di merda, però uh, chi fa la pubblicità della Fiat dice che sono ottime e salvano il mondo. Uh, ho sentito parlare di inflazione, rischio inflattivo del dollaro che esporta. Beh, l'inflazione del bitcoin negli ultimi mesi è stata tale da dimezzare il potere d'acquisto di chi aveva i bitcoin sei mesi fa. Quindi non lo so, un record mondiale dopo Weimar credo che ci sia ben poco, in Ungheria, in Austria, ma insomma lì fra le due guerre ci furono fenomeni del genere e non è che succeda ogni morte di papa con Bitcoin, succede roller coaster eh, come dire, totale, quindi questa solita storia che stiamo discutendo continuamente mi sembra aria fritta, micro, macro… Il Bitcoin come strumento di transazione alternativo per le grandi masse, come sostituzione alla currency, è una sola, una presa per il culo perché chi ce l'aveva comprato a 60.000 adesso ce l'ha che vale 30.000. Quindi si deve andare a comprarsi il panino, il pezzo di scarpa ah, con quella roba lì a metà del potere d'acquisto che pensava di avere solo pochi mesi fa ma non solo, basta guardarsi i dati, apritevi a caso dei tanti grafici che vi illustrano l'andamento, meno mai, meno giornaliero, settimanale di una currency crypto e vedete le oscillazioni. Una bella, sono delle cose molto interessanti, come ho spiegato milioni di volte, sono degli asset speculativi nel senso puro della parola, non nel senso dispregiativo, ma nel senso you take bets. Uh, tutti usano speculativo nel senso dispregiativo, io no. Per lavoro, uso speculativo, nel senso che fai scommesse uh, su stati del mondo che tu definisci e ti prendi i tuoi rischi. Sono molto utili a completare quegli stati per chi fa trading seriamente sono del tutto inutili e dannose come sostituto delle currency normali. Nel Salvador se ne stanno allegramente rendendo conto, ma va benissimo, va benissimo, non ho nessuna intenzione di convincere, nessuno, ho mai convinto nessuno a abbandonare all'A o Yahweh o Manitu o il dio dei, dei cristiani. Ti immagini se convinco uh, a due... Bitcoin ci vivono, uh, che il bitcoin alle persone normali rischia di fare più danni che bene, ma va benissimo. Ok, grazie. Ok, io passerei quindi la parola a Marco se vuole argomentare eh, su questo tema e poi ritornerei a Michele ancora. Grazie a tutti dell'invito, saluto tutti. Purtroppo alcuni dei miei fan rimarranno delusi perché io ero stato invitato per parlare con Trezzi e avevo degli argomenti per, verso Trezzi. Per cui mi sono guardato quando mi avete comunicato alcuni dialoghi di Boldrin sul tema. E devo deludere i miei fan perché sono d'accordo con Boldrin. Cioè, secondo la definizione di moneta che ha dato, secondo me, nei vari nei pochi, non so, ne ho rivisti tutti. Eh, magari ce n'è qualcuno dove non era impreciso. Però, io l'ho trovato assolutamente chiaro e sono d'accordo con lui che Bitcoin non è moneta di quelle condizioni lì. Infatti, non sono qui eh, per criticare Boldrin eventualmente su un punto veramente superficiale. Che sono d'accordo sul suo uso. Esplicativo, cioè la metafora del gronchi rosa è imprecisa, ma l'aveva già detto lui. Eventualmente, la, la, la critica non è sull'imprecisione evidente, cioè che mezzo gronchi rosa più mezzo gronchi rosa non fa un gronchi rosa o, o quel tipo lì. Sì, sì, è sì. una, e non, non ho obiezioni, diciamo, di teoria economica su quello che ha detto, ho un'obiezione eh, tecnologica che magari dopo vediamo. In realtà, quello che volevo intervenire era su eh, potremmo dire. Alcuni compagni del, di viaggio di Boldrin che erano stati presenti in alcuni suoi video, dove ci sono state imprecisioni non sulla parte economica, ma sulla parte tecnologica. E secondo me potrebbe esserci che qualcuno che fosse in accordo con Boldrin sulla parte economica prendesse per buona anche non quello che ha detto Boldrin. Perché non si è, eh, io sono stato attento e non sono interessato in nessun tipo di character assassination. Anche, cioè, probabilmente no, sono interessato a, eventualmente a discutere di idee e avrei una domanda tecnica per Boldrin e, che sfrutta le sue competenze che per, a me sono evidenti cioè, per cui non, 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 lo, non farei challenge di Boldrin sul suo territorio tra l'altro anche perché sono diciamo, molto d'accordo e lascere, lascerei la parte diciamo, di difendere l'ideologia libertaria a Giacomo prima perché io non non ne sono del tutto convinto, anche se ho il dubbio che Giacomo abbia ragione, eh. però diciamo non, non sono preparato per difenderle, per cui non ha senso che lo faccio. Io vi spiego chi sono, per cui mi brucio i minuti nel far capire al vostro pubblico perché sono qui, e io eh, sono sempre stato un informatico da bambino, per dalle elementari l'Assembler, il CIA alle medie, e uno sviluppatore open source, ho contribuito a diversi progetti, tra cui ho Debian Live era uno dei più caratteristici, per cui se mai avete avviato un CD o una chiavetta USB derivata da Debian o Ubuntu, siete passati per il mio codice. Poi il lavoro precedente, prima di occuparmi di Bitcoin, lavoravo come ricercatore tecnologo informatico alla Fondazione Bruno Kessler e mi occupavo di sistemi distribuiti e di web semantico. Per cui io vorrei portare quella competenza, non le competenze Tempo. che non ho. Ok, finisco velocemente, Perfetto. per cui se volete farmi domande io posso parlare del perché. Guarda, io ne ho una dopo, ne ho una tre... dopo per te quindi. Uh, sì, cerco di essere più veloce che... allora. Ma, I... per, sì, cosa, per visto Per una cosa, non sto usando nessuno, ma visto che mi avete dato tre minuti, io non ho niente a dire quello che ha detto Marco. Invece, sono curioso su cosa abbia detto, per esempio, Riccardo Trezzi, che lui pensa sbagliato. Poi se io ne so qualcosa rispondo, se non ne so niente, eh, prendo l'osservazione in fila. Se Marco ce lo dice usando tranquillamente i miei tre minuti. No, no, non, non vorrei problema. parlare di, tre, di tre. andiamo in ordine, okay, andiamo andiamo in bene, in ordine. dai, parliamo no, di prezzi, parliamo delle affermazioni. Stare. No, no, è... non vorrei, vorrei entrare con un interlocutore non presente, me lo riservo per più avanti. Invece, se proprio la critica la facciamo proprio mi sforzo allora, di aspetta un attimo Marco. con Boldrin perché non credo che. Spero in Giacomo che faccia vedere il sangue, perché io non, non ho materiale per però visto che. Nessuno deve far vedere Marco, il sacco. Se mi concedi, prego, prego io mi, concedi. mi uh, re, No, no, volete. no, vai. Ti lascio tre minuti su questo tema, dopodiché passo la palla a Giacomo Così Michele, a questa, questa, diciamo, pausa, si cede il suo turno. Il tema è, eh, diciamo, il fatto che ogni criptovaluta al suo interno abbia il cosiddetto eh, bug bounty, no? eh, eh, Non so se tu sei d'accordo con questa affermazione. No, io ho un altro punto di vista completamente e volevo portare la mia expertise, per cui se portassi delle mie opinioni in ambito economico sarebbe ridicolo, chiedetele a Boldrin di parlarvi di storia e letteratura del, dell'economia e vi porto quello dove so, ho esperienza, Che l'esperienza ce l'ho nelle comunità di sviluppo open source e siccome sono il fondatore della Bitcoin Valley ho un'esperienza, Quotidiana, cioè potevo anche venire qua, salve, sono Marco. Sono da tre giorni che non uso euro no? per fare il simpatico, perché è una cosa che puoi fare a Rovereto. E secondo me, questo è uno dei cortocircuiti. Se volete, l'unica cosa che posso dire di, correlato all'economia è che è uno dei cortocircuiti che crea eh, complicazioni, perché appunto nella parabola eh, bene eh, collezionabile con usi ornamentali, riserva di valore, eh, sistema di pagamento, unità di conto. Qual è il problema? Che Bitcoin non essendo ancora, e non si sa, io non credo che lo sarà secondo questa metafora, sistema di pagamento, però dal giorno zero è tecnologia di pagamento. Questo crea un po' di complicazioni nell'usare metafore precedenti della letteratura e applicarle a Bitcoin. Perché ricordiamoci, Bitcoin non è moneta, ma non è neanche oro digitale. La cosa più precisa su Bitcoin, secondo me, è che è un sistema di messaggistica distribuito che realizza un token digitale scarso, verificabile in maniera aperta, ordinato cronologicamente secondo principi di termodinamica, che realizza lo shelling point di almeno due funzioni, della comunità di sviluppo open source e industriale. Però questa definizione è la più eh, sintetica e precisa di Bitcoin, però non ti fa capire nulla di quelle cose. Per cui le metafore esplicative sono, possono essere buone per descrivere proprietà di Bitcoin, perché è una cosa nuova e dobbiamo descriverla con qualcosa di vecchio. L'errore che spesso alcuni fanno è usare le metafore esplicative come metafore predittive e quello crea confusione, crea problemi. Poi, tra l'altro, la confusione su Bitcoin moneta è perché la definizione di moneta è cambiata storicamente. Bitcoin non è una moneta secondo la definizione moderna, è più una moneta secondo la definizione antica, aristotelica. Per cui è lì che c'è una confusione, abbiamo polissemia di parole, anche Bitcoin stesso crea problemi, perché Bitcoin sembra un nome tipo Facebook, Walmart, sembra un'azienda da alcuni, c'è dentro Coin, per cui dà il concetto di moneta indivisibile. Sui giornali vediamo la moneta d'oro, e crea un sacco di confusione il, il fatto che nel, nel paper Satoshi parli di cash ha creato confusione ad alcuni era una metafora esplicativa che riguardava un aspetto del contante e altri hanno utilizzato come metafora predittiva errando per cui io diciamo i miei tre punti che vorrei parlare in realtà di quello secondi, che vorrei Mario. parlare oggi sono il, il perché è errata la percezione dello sviluppo informatico sulle altcoin rispetto a bitcoin è rovescia perché la pubblicità che si sta facendo della Pro for Stake è completamente fraudolenta e anche qua è, è rovescia? E l'impatto ambientale di Bitcoin è, è quasi all'opposto. di Come stanno le cose? Quindi vorrei Marco. parlare di questi tre aspetti. E ho finito. Le domande per, ehm, per Boldrino: ce, ce n'è una che, vor, se ha voglia e tempo, gli passerei un link perché non è una cosa che vorrei una risposta immediata. Perché è una tematica di economia che riguarda la, la, la proof of stake e potrei avere una, solo la una parte economica, per cui quello potrebbe essere utile. E avrei una domanda che magari pongo dopo: su eh, appunto nel, nel, nella terminologia proof of work, proof of stake, allora utilizziamo, estendiamo la fiatta. Marco, però abbiamo stabilito delle regole, ti chiedo di rispettarle perché qui siamo a casa mia, quindi per favore. Grazie. No, vai tranquillo, magari dopo ti diamo ancora i tre minuti. Pa passerei la palla a, a Giacomo sì. eh, se vuole rispondere a quello che appunto ha avanzato Boldrin e se vuole precisare alcuni temi sollevati da, da Maduri. Ma innanzitutto, visto questo tradimento in cui Marco si schiera con Voldrine a questo punto, io ho sei minuti e loro due ne devono dividere, però, vabbè, facciamo finta di no. Eh, io visto che Marco non ha attacca... piacerebbe forse così, però eh, bene, non so davvero come ben rigestirla. Scusa, ben provato, mi ben no, va bene così. No, eh, Sulle risposte direttamente di Boldrina il tema che lui, il fatto che lui affermi che non esistono questi usi per non privilegiati finanziari, che tutte quelle del, tutti gli usi che vengono raccontati sono falsi, credo possa derimere in questa chat invito tutti quelli che guardano a prendere nota di queste due affermazioni fattualmente divergenti e poi magari a verificare con documentari o magari andando di persone in alcuni posti in particolare Venezuela, Argentina, El Salvador, ma anche Ecuador ma anche Repubblica Centroafricana E ovviamente non si può fare tutti questi giri. Ma invito: prendete nota di questa cosa e non possiamo risolverla qui. Diciamo una cosa fattualmente opposta, rimane quello che rimane. Sul tema inflazione, qui ho fatto l'errore che Marco è stato abbastanza abile da evitare di usare un termine economico da ignorante anche in economia. Io ho studiato fisica, non so niente di economia Fiat, di cui Boldrin sa tutto, e non so niente di tecnologia informatica, di cui Marco sa tutto. So qualcosa di Bitcoin perché non penso ad altro, non parlo d'altro e non faccio altro che studiarlo da circa dieci anni. Quindi so qualcosa solo di quello. Invece di inflazione, che è un termine con almeno due significati, tra il cambiamento del potere d'acquisto. E eh, quindi un aumento generale dei prezzi e un aumento di base monetaria, avrei dovuto dire che Bitcoin mi tutela molto bene da un calo di potere d'acquisto dato da uno shock di supply, da uno shock di offerta. Questo Bitcoin non lo può fare perché la sua offerta è predeterminata e non può cambiare, cosa che so che per Boldrin manifesta un possibile futuro uh, una potenzialità di cataclisma. Una cosa che secondo me va chiarita che magari Boldrin può chiarire poi, è se lui prevede questo cataclisma principalmente per gli utenti singoli di Bitcoin, quindi chi lo usa verrà uh, stravolto da questo tipo di, di danno economico della moneta non inflazionabile o per la società nel suo, nel, suo, nel suo insieme. Nel primo caso io direi addirittura che questa è una buona cosa perché una delle caratteristiche migliori dei sistemi antifragili è quella del, qui adesso sto un po' abusando i, i meme di Taleb, ma è quella della skin in the game, eh, ovvero Taleb che peraltro è un anti-Bitcoin accanito come vorrei, eh, è lo skin in the game. Se io uso Bitcoin e per qualche motivo questo mi fa del male, io divento povero e chi invece ha usato l'euro diventa ricco. Questa è un'ottima cosa, perché vuol dire che non si esternalizza gli errori del sistema che scegliamo di utilizzare per, per mantenere la nostra ricchezza o per riceverla o per spenderla, ma semplicemente paghiamo di conseguenza diretta. Quindi la domanda è, sarà per me un disastro usare Bitcoin o lo sarà per la società perché Boldrin pensa che tutti finiranno per usarlo e questo cre creerà un cataclismo? Questo secondo me è da chiarire. Bene, grazie Giacomo. Allora facciamo replicare Michele. Quanti minuti ho? Sempre tre. Allora sta regola del 6 è saltata. Vabbè, io avevo concesso i miei tre minuti a Marco se voleva spiegare quello che ha detto Riccardo, non perché volessi buttare no, no, per vera, capire fare... dove c'erano sì. gli errori di Riccardo. Cioè, vabbè, evidentemente usiamo le parole un po' a caso. Uh, non so cosa risponda a quello che ha detto Zucco, sono frasi senza senso. Eh, Giacomo, non so davvero cosa dirti. Voi vi siete inventati che sapete l'economia a livello personale, sistemico. Boldrin predice. Boldrin non ha predetto nulla. Boldrin ha detto: Tra l'altro, Boldrin non ha detto che nessuno in Venezuela usa la cryptocurrency. Ho detto che per il povero del mondo, mediano, medio, insomma, se estrai un povero a caso e ne estrai 5.000 indipendentemente, la probabilità, che abbiano accesso come sistema di pagamento a cryptocurrency è inferiore di gran lunga alla probabilità che abbiano accesso a sistemi bancari più o meno primitivi, più o meno locali o che so, pagamenti via cellulare. Il cellulare è estremamente diffuso, a, che so, nella Cina dove i poveri abbondano, perché in un paese di un miliardo e quattro con un reddito medio di 10.000 ha circa 700-800 milioni che vivono sotto i 5.000 all'anno. Di reddito, la gente parla con uh, WeChat, Alipay e così via. Quindi i sistemi di pagamento a disposizione dei poveri sono i più svariati che delle cose simili alle cryptocurrency o alle currency digitali possano, nella misura in cui si dif diffonde l'accesso all'internet e a sistemi di hardware che permettono di entrare in internet, diffondano sistemi di pagamento. Ah, di tipo digitale non c'è dubbio alcuno. alcuno sono ovviamente più leggeri ma questa non è una novità c'entra nulla con bitcoin c'entra nulla è un figment di chi fa propaganda per l'ideologia sottostante a bitcoin che viene usato per far finta che ci sia un'associazione non c'è non c'è alcunissima associazione per quanto riguarda strictly speaking bitcoin non so cosa voglio dire cosa voglio dire letteralmente non ha nessun significato nel, appartiene a quella categoria di frasi che buon Ludwig uh, Wittgenstein diceva non ha senso quindi bisogna stare zette. quindi non ha alcun significato la frase se io perdo in bitcoin allora quello che all'euro guadagna o viceversa means absolutely nothing uh, ho detto e lo ripeto l'idea sottostante al bitcoin o a currency analoghi currencies di poter diventare lo strumento di liquidità di sistemi finanziari nazionali e internazionali è semplicemente folle perché, come ho spiegato 500 volte, viola alcuni principi base che poco hanno a che fare con l'unità di conto, eccetera, ma delle cose leggermente più sofisticate che dalla crisi del 29 abbiamo imparato, si sono imparate, è una delle ragioni per cui si è andato oltre il gold standard e una delle ragioni per cui di Riffe o di raff il sistema finanziario internazionale tra 2008 e 2012 non è crollato, che, che se ne dica. Che i socialisti anarcoidi e ignorantoni vari predicassero che era la fine del capitalismo finanziario, la Rava, la Fava non è successo fondamentalmente. Tempo, Michele. Dal punto di vista Se vuoi ti puoi del giocare del il bonus, di un assolutamente nulla. La ragione per cui un sistema finanziario mondiale o nazionale non si può fondare su oggetti del tipo Bitcoin o del tipo Terra, <ride> o stable coins. L'ho spiegato 60 volte, in tre minuti eh, non credo di poterla stare, quando mi darete sei minuti potrò fare di nuovo la piccola lezione. Per il resto non so cosa dire, davvero, non so cosa dire. Siamo, siamo alla pubblicità, quindi io sulla pubblicità non ho molto da contribuire. Okay. Guarda, visto che Marco non ha... Da argomentare a quanto ho capito, se facciamo in modo di far saltare il turno Marco, diamo 6 minuti a Zucco, poi te posso dare 6 anche a te, Michele. Se sta bene, a Marco, ovviamente se sta bene a Giacomo, se sta bene a Michele. Ma può vedere, può vedere. andare, ok, sì, perfetto. Vedo. Allora prego. Bene, eh, dunque sulla accusa specifica di non senso. Il modo in cui l'ho visto io, però ripeto, da ignorante qualcosa di Vitti non ho letto, ma, ma poco, da ignorante quello che ho visto io è stato Boldrino affermare che per i poveri del mondo che io citavo, quelli esclusi dal sistema finanziario, e poi per il povero mediano o medio, preso a caso. L'utilizzo di Bitcoin fa più danni che bene. Quindi, per esempio, io facevo esempio dei libanesi, la cui currency è superinflazionata, per loro l'utilizzo di Bitcoin fa più danni che bene. A questa affermazione, io mi sono eh, permesso di chiedere se intende dire che a loro come utenti farà più male che bene, o se, come mi sembra di aver capito anche dalla sua ultima affermazione, il fatto che tutti loro utilizzino, magari con beneficio individuale, qualcosa di diverso porti in realtà a. Appunto a una nuova crisi del 29, cioè non capisco se Boldrin è preoccupato che i poveri del Libano per sfuggire all'inflazione usino bitcoin e quindi finiscano peggio perché magari lo comprano tutti a 60.000 e poi magari scende a 30.000 e poi magari rimane a 30.000 per sempre o scende ancora di più, intanto che il potere d'acquisto dell'unità di conto che stiamo usando scende a sua volta, quindi male. Insomma, un bitcoin che rimane a 30.000 non è stabile, è un bitcoin che sta perdendo potere d'acquisto insieme al dollaro ogni tot. E quindi se c'è questo tipo di danno individuale, io qui mi sentirei di controbattere in maniera secondo me anche abbastanza strong opinioned. O invece se il suo danno che lui prevede è un'adozione da parte di queste persone come la prevedo io e di conseguenza una crisi tipo del 29. Una crisi che io da ignorante, da persona dell'Università della, dell della Strada, associo alla manipolazione della moneta da parte delle banche centrali eh, che ha trasformato specie dopo il 1971 delle crisi bancarie in cui si fa male, chi emano la moneta fiat ma non chi è in mano l'oro, in crisi monetarie in cui si fanno male tutti. Se la sua tesi è questa, allora io devo semplicemente affermare una sola cosa: che secondo me è meglio avere le opzioni. È meglio che una parte della società che per ignoranza, fanatismo, eh, per condizionamento da parte dei marchettari disonesti come me pensa che sia una buona alternativa, possa usare questa alternativa ed eventualmente farsi male. Mentre chi è convintissimo che la moneta Fiat del Libano, la moneta Fiat del Venezuela o un domani la moneta Fiat degli Stati Uniti d'America sia il grande cavallo su cui puntare possa effettivamente eh, vincere su questo cavallo. Non mi sembra una frase eh, senza senso dal punto di vista Wittgensteiniano, mi sembra abbastanza chiara come, come distinzione. Nel secondo caso, eh, sicuramente Boldrini è più esperto di storia della moneta di me, io vorrei soltanto avere uno strumento per provare a scommettere su un'alternativa, su una visione alternativa, ripeto, da ignorante. Nel primo caso invece credo che ci sia più di discutere. Tra l'altro è divertente che la Federal Reserve di, um, di St. Louis, peraltro, quindi un posto che, che Boldrin conosce, abbia appena pubblicato ieri questo terribile monito contro Bitcoin. Il prezzo delle uova misurato, peraltro, non in Bitcoin, perché è un'unità che molto spesso confonde le persone per unit bias. Perché molta gente dice: Io non posso comprare un Bitcoin intero. In realtà, l'unità minima di Bitcoin è un 100 milionesimo di Bitcoin, è chiamato un Satoshi. La Fed di St. Louis, che è molto preparata su questo, misura il prezzo delle uova in Satoshi. E dice, guardate, il prezzo in dollari è un po' volatile in effetti, è un po' salito, ma il prezzo in Satoshi è molto più volatile. La cosa carina è che ha lasciato nell'articolo, poi magari lo linkiamo se volete, lo possiamo mettere in descrizione. Ha lasciato un piccolo cursore opzioni per cambiare il time frame e se allarghi un pochettino il time frame, vedi che il prezzo delle uova in Satoshi è meravigliosamente declinante. Quindi, per tutti gli appassionati di uova di San è un'ottima notizia, ma anche oltre San eh, Di conseguenza, io non credo che le persone. Mi, fa, mi sbilancio su addirittura una previsione quasi da arresto da parte della Consob, quindi mi, quello che sembra un consiglio finanziario. Io non credo. E qui possiamo fare una scommessa, una pizza o una bistecca. Non credo che chi ha comprato Bitcoin a 60.000 tra quattro anni, quando faremo la nuova live, tra quattro anni sarà particolarmente danneggiato. Certo, la varianza di potere d'acquisto può fare male, soprattutto se uno non è preparato a fronteggiare una volatilità nel breve. Nel lungo devo dire che ho questo, ho questa, questo parere sicuramente irrazionale, che Bitcoin come potere d'acquisto potrebbe fare nel lungo periodo un po' meglio del dollaro americano, nei prossimi quattro anni per esempio. Possiamo rivederci e umiliarmi per la mia previsione sbagliata. Quanto tempo ho ancora? ancora Hai ancora un minuto e quaranta allora, In questo minuto, tutto. poi dopo ti la, te, guarda, un'altra cosa brevemente, Michele, così poi vai tu. Concordo invece, riallineiamo le alleanze. Concordo con Marco sul fatto che mettere insieme a discussione Bitcoin con la discussione cripto sia un disservizio per tutti. Il mondo cosiddetto cripto è solo una valanga di buffonate pseudoscientifiche eh, portate avanti principalmente da cialtroni senza la minima idea di quello che stanno facendo. Su questo penso che potremmo trovare un terreno d'accordo tra tutti i presenti e non magari con qualche passato ospite. Eh, il mondo crypto è principalmente un tentativo di stampare soldi, di fare le piccole banche centrali, approfittando di un enorme hype creato da una cosa specifica che invece si chiama Bitcoin. Non esiste neanche la blockchain come tecnologia. Qui invece sono in disaccordo con Boldrino, magari ne parliamo dopo. Lui ha detto che la blockchain esiste da 40 anni, non esiste in senso significativo. La blockchain vera e propria esistono dei time stamp, servizi di timestamping con hash concatenati, ma non c'entra niente né con il termine né con il concetto di blockchain, che non è una tecnologia, è un pezzo del funzionamento del protocollo Bitcoin. Bitcoin è un protocollo come Internet, TCP e P versione 4, è un protocollo. Ma la blockchain non è un protocollo, è una supercazzola che cerca di parlare di Bitcoin senza parlare di Bitcoin, un po' come negli inizi degli anni '90 dovevi dire: Bill Gates diceva che non era tanto internet importante, ma era il concetto di online senza internet. Non potevi parlare di internet direttamente in certi contesti perché era spaventoso, era un posto per pervertiti, truffatori. Eh, allora parlavi di 10 online secondi, senza Giacomo. internet. Direi che ho finito, prego. Perfetto, grazie. Sei minuti a Michele. Sapete che mi dica. Ragazzi, io ve l'ho detto, io non riesco a discutere con uno che vende formaggi. Non stiamo discutendo di economia. Zucco, poverino, guadagna da vivere vendendo formaggi. E a me non me ne ha fatto cazzo dei formaggi. Semplicemente i formaggi non sono barbabietole. Punto. Fine. Tutto il resto non rileva la fede di Saint Louis. Come se non sapessi cosa fa la fede di St. Louis, ho creato io il Research Center negli ultimi 15 anni praticamente, dal, dal direttore del Research Center, che è un mio ex studente, al vice direttore che lo è pure, cioè non ho mica capito. Il prezzo delle uova è stabile in Bitcoin. Cioè, e beh, mancano gli elementi base dell'economia monetaria. Non sai cosa sono, straparli, è un grande bet. Vincerai il bet, capisci Giacomo? Non è quello il problema, non hai capito. Tu vendi formaggi e mi sembra logico che tu venda formaggi, ci fai, ci vivi, ci guadagni il tuo vivere è giustissimo. Il tuo formaggio è più buono degli altri formaggi. Uso Gioia Gioia al termine, dell tra termine anni, della fra no, quattro no, anni no. ci vediamo fra quattro anni e vediamo se il tuo formaggio ha fatto meglio degli altri, ma capisci già questo, il fatto che uno argomenti che il suo formaggio è meglio degli altri formaggi, che tutti gli altri formaggi cripto, tutti. Alcuni invece secondo me hanno delle potenzialità interessanti, ma non importa. Alcun, tutti i formaggi cripto fanno schifo, il mio no, il mio è magico e fra quattro anni valdrà di più. Allora, già dire questo vuol dire che quello che stai proponendo è una scommessa su un asset creato in una, con un certo protocollo che non ha un sottostante, fondamentalmente su un derivato anche se non tecnicamente, su un derivato su un derivato delle opinioni degli stati d'animo e di alcune altre cose leggermente più complicate di posizionamento di grandi agenti finanziari sul mercato. E stai dicendo: questo asset renderà? Ma può darsi che sì, e può darsi che no. Tu non sei il Padre Eterno, non lo so, neanch'io non lo è, Marco, non lo è iva, nessuno lo sa. È un bet. È un qualsiasi bet. Si tratta di capire con cosa è correlato, dove va. È un bet, è una scommessa, ma cioè non... ti immagini se mi metto alla mia età eh, a discutere pubblicamente di se sì è buona la scommessa sull'asset X o sull l'asset Y quando ce ne sono 500 milioni a disposizione, ti se una disposizione Giacomo vuole genere? usare il suo bonus di un minuto per rispondere su questo tema Michele. Sì, Quindi, prego, non il tempo. giochiamo a tre minuti e mezzo culo, con... allora io Scusa, preferirei davvero Ivan davvero io non ma mi, mi fa giocare, giocare il jolly. Il jolly. e non mi fai giocare il Jolly. Gioca, ah, gioca. Vai, avanti. Okay, gioca, gioca. Io preferirei risposta nel merito. Ok, preferirei risposta nel merito alle domande che ho fatto, specificamente tipo chi veramente ci perde a usare Bitcoin, eccetera. Ma siccome la discussione si sposta sulla questione. Ma non c'è merito. Io tra non ho mai detto che ci perdo, Ho fatto Michelin una ancora, Michelino, sì, c'è ancora 40 secondi, vai tranquillo. Aspetta, aspetta. Eh, visto che sostanzialmente si, eh, eh, si parla invece eh. di un attacco più sulle motivazioni. La mia domanda è: io mi guadagno da vivere vendendo informazioni su Bitcoin, quindi sono veramente biased. Ma potrei benissimo venderle anche informazioni, vendere consulenza sulle shitcoin. C'è più mercato ancora, quindi non, è, non trovo questo grande conflitto di interesse. Ma non è che anche il professor Boldrin ha qualche tipo di interesse all'interno di un sistema di economisti che studiano e sviluppano e sostengono la nuova economia? Non, so, non esiste questa cosa? Non può esi è teoria del complotto, vero? Lei è puro, è solo pura onestà intellettuale, non esiste questa Va bene. La seconda cosa, se ho ancora dieci secondi, dieci secondi, sul merito, veloce: in, sul merito invece dell'economia 101, eh, io non ne so niente, quindi non posso parlare. Ma posso dopo magari citare un paio di cose da Hayek e Friedman, giusto perché no, a me non piace il Principe d'Autorità, ma a qualcuno piace, che hanno preso un paio di premi Nobel in più di Boldrin, quindi magari sono loro pari, non io che non so niente, ma loro magari sono, possono discutere Ok, tempo pari. scaduto del bonus, torniamo da iniziano. Michele che ha tre minuti e mezzo. Adesso prendiamo citatore di Hayek e Friedman. Allora. Tra gioco, tu hai una brutta abitudine? Perché hai voglia di sangue, io però, oggi proprio non voglio a noi. Se... Michele, ti, ti fermo un, un secondo perché hai il microfono che gracchia. Poi eh, però, te, saluto, eh, non è colpa mia. Ciao, non è non il farmi microfono, farmi microfono farmi. che gracchia. Ah, il microfono, Michele. Il microfono. No, è il, microfono, è il microfono che non, è che non è si hai Il problema sente... col microfono, non è che ti vogliamo interrompere. Eh, non è colpa mia, oh, cioè. abbi pazienza. Non so cosa pagina. non si sente. Il microfono ok, adesso si funziona. funziona. Adesso funziona. Adesso eh, funziona. Allora, Riparti pure per, allora, per, per tre, tre minuti. Per allora, questa conversazione è una perdita di tempo. Abbiamo uno che adesso mi vuole insegnare Friedman e Haye che il bitcoin mi mette in bocca. Io non ho mai detto che ci perdo, ci guadagno. Ho fatto una affermazione molto precisa. Vediamo. la ripeto, tanto ce l'avete in video. Ho detto, a fronte dell'idea che il bitcoin sia la grande soluzione. Okay? O sia meglio di altri strumenti. Per portare al sistema bancario finanziario i poveri del mondo che non hanno accesso al sistema bancario finanziario o alle carte di credito. Ho detto che ho rebus sextantibus la probabilità che un qualsiasi povero del mondo possa avere accesso a bitcoin. Un qualsiasi povero del mondo, non quelli selezionati da zucco per fare propaganda alle sue bellinate sul Libano e il Venezuela, credo? O sul dollaro che esporta inflazione, che non vuol dire un cazzo, che è una frase da comio come i fascisti mondiali che non hanno idea di cosa parlano. C'è mezzo comunismo e fascismo mondiale che da anni ripete che il dollaro esporta inflazione, non vuol dire un cazzo. È una frase priva di senso, non ha costruzione, non ha senso struttura. Ho detto e lo ripeto: che dal punto di vista del povero mondiale sono 6 miliardi erotti, dipende da come li conti, ok, non ci sono solo quelli del Libano. Che cerchi di avere accesso al sistema bancario okay? e che non possa averlo nella maniera standard in cui ce l'hai tu. L'utilizzo del Bitcoin è una da, uh, uh, copre una frazione irrilevante rispetto a quelli che ho, utilizzano altri sistemi. Punto. Fine. Non ho detto che fa danni, non ho detto che fa bene, non ho detto che fa male. Dipende da come va. I poveri del Venezuela usano alcuni cryptocurrency, il grosso usa dollari, ma questo non rende né i dollari né le cryptocurrency delle magie rende semplicemente i soldi del Venezuela, eh, eh, quelli prodotti dal, come cazzo lo chiamano, il Bolivar pesante, eccetera, eccetera, dal governo Maduro, carta a straccia, perché seguono politiche economiche di un certo tipo. Lo stesso vale per il Libano, lo stesso vale per tutti i paesi cui i governi malsani hanno generato inflazione per eccesso di spesa pubblica, per eccesso di stampa di moneta. Ma non c'entra nulla col dibattito sul Bitcoin qua, currency, Punto, non c'entra nulla se fra quattro anni il bitcoin varrà 354.211 dollari o 354 dollari non lo so ed è del tutto irrilevante rispetto al dibattito. Perché, come discutere se le azioni di Netflix o della nuova startup che fa Bruscolini Elettronici varranno 14 miliardi di dollari fra quattro anni oppure no? Non lo sappiamo sono scommesse di tipo tecnologico e economico, sono asset rischiosi su cui alcuni di noi puntano altri no, alcuni più altri meno e non c'entra assolutamente nulla, assolutamente nulla. Il punto che c'entra e lo ripeto per la 544esima volta, 544esima volta è un sistema finanziario e bancario, nazionale e internazionale, fondato su procedure di tipo Bitcoin o cryptocurrency in generale, ma vedo che tutte le altre siamo già d'accordo che sono baggianate tipo Terra Luna. Perfetto, chissà. Allora ecco, faccio io la domanda. Perché Bitcoin è tanto diverso da Ethereum o da altre cose? Perché Bitcoin è magico, invece Terra Luna era una cagata? Perché Bitcoin sì e le altre mi sembra siano 9000 no? Cos'ha di magico Bitcoin? Oltre che essere figlio di un'ideologia pseudo-libertaria più o meno confusa. Cos'ha? Non so, vogliamo fare un altro giro a sei minuti? Mi piacerebbe capire questo. Cosa no, magari anche Marco. Se volete, Vediamo Marco, bene minuti. Marco. Sì, posso raccontare anche okay, io. Ok, vai, la... sui tre Spetto. minuti. Okay, sì, minuti ci schiarisco, Marco. Perdonami, ritorniamo al giro a tre minuti. Abbiamo fatto 6 Giacomo, 6 Michele con uno stop di Giacomo, quindi siamo tutti non in pareggio. problema e... per me. Ottimo, Michele più, ha Marco. ancora due bonus, Marco ne ha uno. Ho un'autostima infinita, non c'è nessun problema. Per cui, il, il discorso di perché Bitcoin è differente. Allora, eh, rispondo per le mie competenze, dopo, lascio l'altro pe pezzo di risposta a Giacomo. Innanzitutto, ci sono differenze nei team di sviluppo. E questa è una delle cose più difficili da comprendere. Uno immagina appunto Bitcoin che abbia un team di sviluppo, perché immagina che sia un'azienda, una startup, e immagina che abbia un team di sviluppo di quel tipo. Il team di sviluppo di Bitcoin è più simile al gruppo di sviluppatori Debian o no? il gruppo di sviluppatori Linux, o per chi non ha eh, dimestichezza, potremmo dire un progetto come Wikipedia. È uno sforzo collaborativo che ha incentivi non monetari diretti. Il, parlo dell'open source in generale, e, e questo cosa fa? E che fa, fa sì che il, le personalità, proprio l'ego dello sviluppatore open source, viene attratto dai giganti. Cioè gli sviluppatori open source sono nani che vogliono andare tra i giganti, sono persone che vogliono essere il più stupido nella stanza, e spero di esserlo magari, il più stupido nella stanza perché hanno più da imparare così. E, e vengono, c'è cioè, lo shelling point del, 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 dello sviluppo open source, ad esempio, nell'ambito del, dello sviluppo linguaggio C e kernel, è su Linux, non è sul il sistema operativo di mio cugino. Perché? Perché il, il vantaggio massimo che ha uno sviluppatore è il riconoscimento dei suoi pari di cui è stima. Per cui, diciamo, la differenza principale tra eh, i vari team di sviluppo, oltre alle dimensioni, proprio numeri, il team di sviluppo di Bitcoin è dimostrabilmente più produttivo degli altri eh, team, anche se la propaganda shitcoin ovviamente vuole dire il contrario, vuole dire Bitcoin è lento, guardate quanto ribollire di innovazione avviene nelle shitcoin, è vero il contrario, storicamente, cioè idee scartate da Bitcoin per motivi tecnologici molto spiegati e sono prese da due tipi di persone, quelli che non hanno capito e preferiscono essere giganti tra i nani per cui ingenui che provano un'idea sbagliata e, e magari si riescono commercialmente perché siamo in un ambiente di assimetria informativa incredibile e dall'altra parte invece abbiamo e eh, eh, diciamo dei, dei veri truffatori che sanno che quella cosa è sbagliata ma che ha una pill per il mercato e vanno avanti lo stesso diciamo il, Magari la dice meglio Giacomo, però la parte sull'OPSEC. 30 secondi, diciamo che eh, introduco Giacomo, allora il concetto di immacolata concezione, eh, che sembra una bestialità, ma in realtà si applica a Bitcoin, cioè Bitcoin i primi anni valeva zero, non era un'idea di riserva di valore, era un problema informatico, come risolvo il problema dei generali bizantini? Prima non c'era una soluzione matematica, Bitcoin farà diventare una soluzione pratica, e ho finito il tempo e continuo più tardi. Grazie. Tocca a Michele in questo caso adesso. Eh, se, la se la risposta di Andrea è la mia domanda, la risposta di Andrea consiste nel dirmi che, Bitcoin, che non c'è nulla di incredibile. Okay, Michele, abbiamo di nuovo il problema sul microfono, perdonami, eh, non so bene cosa dirmi. Provo a Però, aggiornare la meglio. pagina. Ti rimettiamo con il facciamo partire tre minuti. Prova. Non so, saranno le commissioni. Ok, ora posso. Ma... Vai adesso. Sì, tu, tu, credo che... No, no, le mani erano, letteralmente non ho toccato nulla. Quindi uh, è probabilmente la rete. E, cosa stavo dicendo? La risposta di Marco alla mia domanda cosa rende Bitcoin differente da uno delle altre 8.999 è che c'è un team migliore. Perché, guarda, Marco, la parte, ti capisci, Linux, uh, copyleft, free software insomma ci vivo dentro da 40 anni ci ho scritto dei libri, ci ho fatto anche un pezzettino di carriera quindi ti immagini se non capisco la motivazione uh, di chi fa uh, software condivisibile ma questo non è esclusivo ai bitcoin lo fanno altri, lo possono fare altri se bitcoin ha una validità economica, altra da tutti gli altri deve essere una caratteristica economica, deve essere una funzionalità economica non dire che Bitcoin è diverso perché è il miglior team, perché fondamentalmente quello è quello hai detto. Bitcoin è diverso perché è il miglior team. Ci sono i programmatori più motivati, sono più bravi, non lo fanno per interesse personale. Oddio, direi di no. Ah, su questo potremmo discutere a lungo su esempi di persone che sulla vendita di Bitcoin ci fanno più che qualche ricchezza. Ma insomma, lasciamo stare i casi di chi su Bitcoin ci vive vendendolo. Ah, il punto è che funzionalmente non è particolarmente diverso da altre cryptocurrency e dire semplicemente è diverso perché ha i migliori sviluppatori fra, onestamente non è una risposta lo capisci anche tu perché allora basta che venga fuori bitcoin 2 con dei buoni sviluppatori e allora è buono anche quello quindi non mi sembra la, la risposta alla mia domanda mi dispiace uh, solo io sono ovviamente d'accordo che il grosso di queste operazioni siano truffe e che altre siano illusioni più o meno riuscite di creazione di asset simbolici uh, su coordinazione di aspettative che utilizzano tecnologie digitali più o meno sofisticate, alcune utilissime. Ma voglio dire, non è che <ride> dobbiamo scoprire oggi che è molto più efficiente e rapido a far girare per il mondo sulla rete bits che non uh, pezzi di oro, pezzi di carta o cose simili. No, uh, non l'abbiamo certo scoperto con Bitcoin e lo scopriamo oggi. E ovviamente siamo tutti contenti di avere cose molto divisibili, bla bla bla, tutte queste cose qua, ma non c'è nulla in tutto questo che sia specifico al progetto Bitcoin. E quindi io vorrei capire, ripeto, la domanda di nuovo, cos'è che c'è di specifico alla struttura interna del Bitcoin che lo rende... Così diverso, forever da tutto il resto, e lo rende buono, mentre tutto il resto è cattivo, cioè letteralmente tutto il resto. Per me, non sono tutte truffe, certo, ci sono anche quelli che intenzionalmente truffano, ma la truffa è, specio, è spesso un equilibrio, un risultato sociale, non, non dipende dall'intenzionalità. Si rivelano essere truffe, molte operazioni speculative o azzardate, che ovviamente chi le inventa, chi le spinge, chi le compra per primo tende a presentare come colpi di genio finanziario tempo. e economico, che però non avendo prego, la sostanza dietro, alla fine, dopo anni, a volte decenni o no, si rivelano per quel che sono. Quindi io non credo che tutte le cryptocurrency siano truffe a priori, credo siano bolle, bolle molto pericolose, e quindi continuo a spiegare alle persone, occhio, se volete scommetterci, scommetteteci, ma l'idea... Del tutto campata per aria, che queste sono le currencies, ripeto, del futuro, è ecco, un'idea campata per aria. Ok, eh, lasciamo, lasciamo a Giacomo, eventualmente, di argomentare su quello che ha detto Marco, e eventualmente rispondere okay. a Michele, poi ripassare la parola a Michele e ricominciamo. Allora, la mia vecchia promessa di, di citare Hayek, e, Hayek e, e Friedman, la rimando. Eh, che non sarebbe chiaramente insegnare a Boldrin di questi due ma eh, chinarmi in a chi sta esprimendo questi concetti meglio perché più ti tratta di me ma lo farò comunque dopo invece penso sia più utile andare avanti su questo discorso. Ha ragione Boldrin e qui voglio ancora scompaginare le alleanze. Qui ha ragione Boldrin contro Marco nel senso che le cose che dice Marco sono verissime, sono lampanti, se guardate la differenza tra i marketari, i web developer che vanno sulle shitcoin e invece i veri sviluppatori open source su Bitcoin, la differenza è evidente, ma non basta di per sé, ci deve essere una differenza economica, come dice Boldrin E c'è una differenza effettivamente di incentivi, che a mio parere, garantisce che questa differenza di team non sia contingente, non sia casuale, ma sia strutturale e destinata a rimanerlo. Come era strutturale e destinata a rimanere tale la differenza tra gli sviluppatori dell'Internet Task Force dei e del TCP IP verso tutte le finte alternative a Internet durante la Protocol World degli anni 90, quando c'erano tantissimi contenenti a Internet, poi il vero protocollo open, primo, eh, o standard aperto per tutti, ha vinto, mentre le alternative più o meno proprietarie sono scomparse a metà degli anni 90. E qual è la differenza sostanzialmente economica? La differenza è quella in generale, vale anche per internet, dell'effetto network. Marco un po' l'ha spiegato: non è che li scelti in migliore, ma i migliori hanno tendenzialmente degli incentivi a stare coi migliori, questo perpetua il meccanismo. Ma in Bitcoin è più profondo che su internet. In particolare, Bitcoin cerca di fare qualcosa che internet non può fare, che è creare un asset scarso senza una promessa di scarsità da parte di un ente centrale. Quindi, creare una sorta di scarsità decentralizzata nel digitale. L'informazione digitale è perfettamente riproducibile, sempre mandare i bits è bello perché non pesano, a differenza l'oro come dice Boldrin. Ma è brutto perché puoi sempre copiare un bit, almeno nel mondo classico. E se io do un bit a te, adesso lo abbiamo entrambi. Bitcoin cerca di creare scarsità, lo fa con lo strumento della blockchain, che serve sostanzialmente a quello, con la prova di lavoro che serve sostanzialmente a quello, a trasformare un oggetto scarso fisico, che alla fine è l'energia che spendi, il tempo macchina che spendi, in una scarsità, in una prova digitale della scarsità fisica consumata questa cosa però se eh, chiunque potesse ricreare uno pseudo bitcoin lo proprio scattinato e il mercato non distinguesse tra i due chiaramente sarebbe impossibile e può darsi ancora che io non, non reputo impossibile che un domani il mercato non consideri bitcoin uno shelling point un punto focale e consideri tutte le copie di bitcoin come ugualmente valide. a quel punto il prezzo normale di ognuna di queste infinite copie di bitcoin è zero perché la stessa ricchezza si diluisce su infinite alternative in realtà, eh, caspita, non sono riuscito a finire finirò la volta dopo. In realtà, su Bitcoin eh, questa cosa si crea uno shelling point perché è il primo, e questo crea ulteriormente incentivi ad andare male per le coppie. Perché? Perché la coppia per distinguersi, deve fare scelte molto diverse da originale e spesso saranno scelte sbagliate, saranno trade-off sbagliati. Inoltre, deve creare meccanismi centralizzati di marketing per vendere, per riuscire ad andare più veloce rispetto a Bitcoin, che si è diffuso organicamente, senza bisogno di una spinta di marketing, a parte la mia di venditore di formaggio. Bitcoin è un progetto organico, Tutte le shitcoin devono per poter ecco. competere e vincere sulla, sulla uh, first mover advantage, devono centralizzarsi in team marketari col sito, con la startup, con le facce, con i founder, e questo crea centralizzazione e le rende uh, assolutamente perversi, crea meccanismi di incentivo perversi, prego, mi chiede, allora uh, uh, di nuovo non mi abbiamo spiegato cosa abbia di bitcoin in particolare rispetto alle altre, se in il caso, e cioè tecnologicamente ma non ci hai spiegato perché è meglio, i più bravi fanno bitcoin, gli altri sono tutti scarsi, bitcoin è open source, gli altri no. Ah, io notoriamente ci ho fatto un pezzettino di carriera su open source, quindi... Eh, mi, ti chiede, ti chiedo ancora, insomma, ancora... mi chiedo ancora... Cioè, Ragazzi, non è colpa no? mia... Muta, pazienza, è muta e smuta di nuovo e come prima. E muta e smuta. Non è che... mutato, ne smutato, Ivan. Ho guardato ho aperto setting, ho guardato se per caso aveva... guarda ancora, ho cominciato su un altro microfono mi ha conformato di essere su Prego, a posto. e lo so ma... se... voglio dire ai dati bisogna credere no? se c'è una regolarità che fa andare su e giù senza alcun movimento uh, la, la capacità di trasmissione evidentemente è una regolarità determinata da elementi che io non controllo Bene, andiamo avanti, allora ripeto la spiegazione di Giacomo non è molto diversa da quella di Marco, il team che fa Bitcoin è meglio. È più bravo. Sono più motivati, open source, non è proprietary. Uh, hanno i protocolli giusti, hanno l'intuizione giusta. Questa è la spiegazione. Poi ci arriva un'altra spiegazione, che quella forse è l'unica cosa economica che ho sentito dire fino ad oggi. E cioè, che avviso, almeno di, di, di Giacomo Zucco, non so se Marco Amadori pensi sia lo stesso, il Bitcoin qua moneta. Ha valore perché costa in termini di energia. Risolvere il problema algoritmico o di calcolo che ci sta sotto e che è la proof of work. Questo, assieme all'algoritmo specifico, il protocollo specifico creato da, uh, dal, miti dal mitico Shitoki, fa sì che vi sia asintoticamente, anche a consumo infinito di energia, un numero finito e predeterminato. Di oggetti, chiamiamoli così, digitali, chiamati bitcoin, producibili. E questo ad avviso della, di chi sostiene Bitcoin, è la chiave del suo successo qua moneta, mentre io continuo a dire è la chiave del suo successo qua gronchirosa rosa divisibile. Perché gronchi rosa vale? Perché è strano, perché piace, perché è una cosa un po' così che ha tirato the whims of many people. E Perché ce n'è un numero finito, li stamparono e sbagliati, bloccarono la stampa e ce n'erano. Mi ricordo quando non lo so nemmeno, forse Marco lo sa. Lo stesso per il Black Pen, lo stesso per molti altri di queste curiosità filateliche, ma lo stesso per il Damoiselle d'Avignon, di cui ce n'è una, o in generale un quadro di chi volete voi. Non voglio fare pubblicità a nessuno. Questo secondo. Zucco, non so se anche secondo Modori, rende il bitcoin una moneta, una moneta valida. Eccetera. Peccato che tutta la teoria e la pratica monetaria dell'ultimo secolo, ma anche quella del passato: nel senso che le crisi monetarie di circolazione deflattiva, eccetera, eccetera, del passato, tremenda quella europea, no? Del 300-400. Uh, vennero determinate quelle di lungo periodo proprio dalla mancanza, dalla natura finita degli oggetti circolanti che venivano trattati come moneta. Una delle cose che abbiamo imparato è che eh, in un sistema finanziario, specialmente un sistema finanziario integrato e complesso, costruito su uh, posizioni di reciproco debito sostanziali come quello attuale, la capacità di una fonte d'emissione con reputation la reputazione è importante. Questi continui esempi del Libro del ecco Venezuela, migliore. appunto. Eh, lo so, però, se devo finire. puoi il giocare momento, il bonus che hai un minuto? Allora, giocherò eh. il bonus okay. uh, è che questa sia in grado di offrire quell'oggetto che noi chiamiamo invece liquidità e non currency, There is a tradable e, e, e credibile eh, fonte di valore, seppur temporaneo, in quantità non predeterminata. Questo è il punto. Non è che deve essere illimitata, ma è non predeterminata. Quanto serve mettere sul mercato? 500 miliardi? Mettiamo 500 miliardi. Si è calmato? Ma no, allora mettiamo un trilione. Si è calmato? No, mettiamo un trilione e mezzo. Alla fine si è calmato. Ah, questo con un oggetto chiamato Bitcoin non puoi farlo. Se per di più l'oggetto Bitcoin ha il tipo di oscillazioni che, che ne venga detto, insomma, queste affermazioni assurde secondo cui ci vediamo fra quattro anni varrà di più, che me ne frega? A nessuno frega nulla. La definizione di liquidità è proprio questa è un oggetto per il quale posso fare aspettative ragionevoli di stabilità dei valori nell'orizzonte breve medio, non fra dieci anni, Per dieci anni è del tutto irrilevante, tra dieci anni farò aspettative sull'acquisto di terra che mi sono appena fatto in New Mexico. Quello faccio una... su altri asset. Quanto ho? Comunque, credo di aver spiegato la cosa. Quindi la spiegazione per il momento che abbiamo è che Bitcoin ha un team migliore, sono più bravi, open source non è una spiegazione economica. A me piace tantissimo open source, ci ho lavorato per anni, ci ho fatto addirittura l'apologia tecnica uh, spiegando una serie di cose ai colleghi. Un secondo, che è un altro minuto. Sì, c'entra nulla con Bitcoin. Uh, L'unica altra spiegazione che abbiamo a disposizione su perché Bitcoin sia buono è letteralmente perché è costruito per assomigliare al gronchi rosa. E il gronchi rosa non è moneta. È un asset speculativo, interessante, uh, per chi ne ha la passione, ma non è moneta. È un sistema finanziario costruito sulla circolazione e l'emissione di gronchi rosa, serve un sistema finanziario prono a disastri molto seri, tutte le volte che per una qualche ragione si può fare panico. Grazie. ottimo allora io direi che manca ancora Marco e poi eventualmente ancora Michele o se Marco vuole cedere a Zucco il suo turno e poi no, chiudiamo no, no. io invece vi devo salutare perché eh, ho un'altra riunione quindi buon divertimento in bocca sì. al lupo finiamo, e ci finiamo il giro anche io Perciò... poi devo andare Che è mio figlio Grazie, che è appena Roberto, arrivato a no? casa non me ne vogliate però <ride> e allora io volevo dire eh, sì la mia non era una spiegazione era un inizio di una spiegazione e ho iniziato da quello perché era stato citato da, una, da un discorso, era uno dei punti che volevo chiarire all'inizio, cioè era stato detto da un uh, ospite di Boldrin o un co-ospite, se non mi ricordo, e aveva parlato proprio del team di sviluppo di Bitcoin e Shitcoin e volevo proprio mettere il punto su questo. E ce ne sono altre differenze su, su questo aspetto, però, a questo punto mi, mi vorrei prendere un po' di insulti anch'io. Eh, provo a sconfinare in ambito economico cercando di eh, diciamo di limare un attimo il, il concetto di Gronchi rosa. Il, il Gronchi rosa, come dicevo all'inizio è una buona metafora per far capire che qualcosa di limitato e che sembra non avere utilizzi possa avere valore e va benissimo come metafora esplicativa da quel punto di vista, però finisce lì e ritornerei a utilizzare la metafora del gold invece per Bitcoin perché per, non per que quello che ho detto prima, perché è divisibile o è trasmissibile via internet o gronchirosa, non è programmabile, ma per, perché c'è un motivo economico, cioè esiste un, utili, un valore d'uso di Bitcoin al di fuori dell'uso collezionabile. E, e devo fare un'altra metafora, stiamo usando tutti metafore del passato, moneta, cose del genere, per descrivere appunto quello che è un sistema di messaggistica distribuito. e allora, us Usiamone un'altra, allora, economica e guardiamo i miner come invece dei produttori di un bene e non il bene... Non sono i Bitcoin. Il bene? È lo spazio fisico del blocco e cos'è questo spazio fisico del blocco? E è una, una time capsule, una capsula del tempo nel futuro. Se Bitcoin è Anzi, per essere più precisi, è una speculazione sull'utilizzo futuro di questa cosa, perché siamo, siamo, eh, abbiamo a che fare con un professore, non, siamo, cerchiamo di essere precisi, e per cui non è ancora realizzata una cosa realizzabile, ma c'è già chi ci specula. Cioè c'è qualcuno che vuole fare arrivare delle informazioni nel futuro in maniera inalterate e per farlo può utilizzare questo sistema, ce ne sono altri, Worm, Write Once, Read Many... Questo sistema è accessibile al, da tutto il mondo e per scriverci ti servono bitcoin. Dopo che cosa ci fai con questo spazio riservato, questo scrivere nei diamanti, diciamo, anche se in realtà la metafora migliore è, è scrivere nei livelli geologici di milioni di anni fa? Ci puoi fare diverse applicazioni, una addirittura l'aveva citata anche Boldream, per cui non, non lo sorprenderà sicuramente, eh, che è tutte quelle le applicazioni di notarizzazione, altre sono più complesse, magari che alcuni chiamavano smart contract, io non mazzarderei, chiamerei smart logic, comunque diciamo ci sono degli utilizzi tecnologici che non sono del tutto dipendenti, eh, anche se alcuni sono parassitari della funzione, diciamo, di e gronchi rosa 3.0 con gli steroidi dei bitcoin altri invece non sono assolutamente parassitari cioè eh, fanno l'utilizzo di questa struttura dati per motivi non economici ma hanno richiesta economica tu per scrivere lì devi avere bitcoin per questo questo è l'unico motivo per cui sto cercando di dare contro a Moldrini in tutti i modi ah, eh, cioè, finire il tempo appunto... non so se vuoi giocarti il bonus no, di un minuto no no no, no. ok passamela a me che faccio il saluto finale <ride> prima facciamo replicare Michele poi se gli altri sono d'accordo Ma... ti cedo il suo no punto. No, no no nessuna replica okay. la seconda cosa che ha descritto Marco di nuovo ripeto uh, um, vogliamo lasciare un messaggio al futuro va benissimo È tutto, tutto perfettamente Michele non È mi uccidere c'è cioè, di nuovo questa cosa del microfono non so eh, ragazzi se mi sai che un'impressione cosa sia Siccome Vivo vicino a un posto, in questo momento, in cui hanno purtroppo ultimamente allargato una strada, trasformata in passaggio di camion, e sembra esserci una correlazione... Prova a mutare... No, no è, radio. è Radio Maria, è Radio Maria che arriva fin lì per convertirsi. No, no, c'è una correlazione fra quando tu mi dici che va via il passaggio di un gruppo di tir molto forte, come se facesse uno schermo magnetico o qualcosa, non lo so. Mi senti adesso? Non mi sentite? Adesso sì. Sempre male, sempre un po' robotico. Ah, oh no, adesso meglio. Vabbè, comunque, non ho no, no, molto da, da commentare. Nel senso che va benissimo, rimane, rimane quanto ho detto. Un sistema finanziario che utilizzi la logica sottostante del Bitcoin è un sistema ad altissimo rischio globale a fronte di crisi. Mi sentite? Eh. Bene, secondo di uh, Devi mutare il microfono e riattivarlo e funziona come prima, prima era andato. Tu sei non l'ho mai fatto, no, no, è proprio l'ambiente elettronico in cui sono. Ora, ora è cioè buona, buona, ora buona. buona. Vai, 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 buona, buona. Sì, Perché ho chiuso la fine. Credo che sia. Vabbè, ehm, ripeto: un sistema fondato su un oggetto con la logica Bitcoin è globalmente ad altissimo rischio. Perché a fronte di crisi finanziarie di fiducia non c'è maniera di aumentare la liquidità a disposizione degli, degli agenti e quindi c'è un crollo automatico e a livello personale, individuale, micro, è ad alto rischio perché? Perché è altamente volatile ed è altamente volatile in maniera imprevedibile e a frequenze alte, ovvero quotidianamente. Cioè, letteralmente, tu vai al ristorante nei giorni scorsi, guardate lì, eh, le variazioni dei valori bitcoin, vai al ristorante, paghi un pranzo un minuto prima, ti costa il 6% di più o di meno ah, di pagarlo ah, un minuto dopo questo un po rischiosetto a livello individuale e ovviamente creerebbe strategie di eh, protezione di assicurazione complicatissime che renderebbero il sistema finanziario assolutamente volatile la risposta secondo cui in paesi mal governati banche centrali pessime eh, governanti folli hanno prodotto <coughs> disastri fiscali, quindi monetari, svalutando le monete e facendo uh, tracollare i debiti pubblici, non è una risposta, perché è una risposta che concerne the policy, ma non lo strumento. Lo strumento di per sé, se ben utilizzato, cioè lo strumento moneta fiat come lo siamo andati elaborando e costruendo nell'ultimo secolo, è uno strumento che garantisce stabilità monetaria. Perché appunto anche il bitcoin, se lo usi male, se cominci a manipolare, se ci sono posizioni dominanti che manipolano il mercato, puoi creare disastri. Quindi l'argomento che viene continuamente ripetuto, che anche Giacomo ha provato a mettere lì 7-8 volte è privo di senso. L'argomento che dice: la moneta Fiat è anch'essa pericolosissima, perché Libano, perché Weimar, perché Venezuela come un argomento vuoto perché non ha nulla a che fare con lo strumento di per sé ma con l'utilizzo dello strumento e quindi si applica ugualmente, verbatim, allo strumento bitcoin nel momento in cui nel mercato del bitcoin qualcuno acquisisce una posizione dominante comincia a giocare a squeeze the market verrebbe uno squeezing del mercato tra l'altro proprio tantissimo perché siccome assomiglierebbe al mercato dell'oro e dell'argento proprio perché c'era una quantità finita a disposizione il rischio di uno squeezing e quindi di attività speculative è fortissimo. Quindi ti immagini se tu vuoi avere una currency, che un sistema finanziario sì, mondiale che si regga su un oggetto che è offerto in quantità finita e che può essere appropriato da un grosso monopolista con, o da un gruppo. Con grandi capacità finanziarie fino a crearne o ben una ipervalutazione o ben una forte svalutazione, senza alcuna trasparenza. Perché, almeno nel caso del governo, puoi sempre dire: 'Vabbè, è stata quella cazzo di Banco Centrale del, del Venezuela a far su casino, è stato Bernanke a far su casino, è stato Mario Draghi a far su casino'. E hai capito chi è stato ecco. il responsabile. Fine. Bene. Allora, il giro è, è stato completato perché aveva iniziato Giacomo eh, il, con il primo intervento se volete un minuto a testa per chiudere proprio in chiusura e tutti e tre va bene, ve lo concedo se no chiudiamo qua se va bene io un saluto finale lo faccio volentieri ok, allora Anche vai Giacomo figlio. un minuto poi eh, Michele e poi Marco Possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che Bitcoin è molto più vicino a gronchi rosa che alla valuta fiat. Se il gronchi rosa fosse perfettamente trasferibile via internet al portatore senza rischi di falsificazione senza intermediari, fosse facilmente storabile con pochi rischi di confisca e fosse anche normalmente divisibile, sarebbe praticamente la stessa cosa. Domanda, che crisi mondiale porterà la, le per, il fatto che le persone adottano questo mega gronchi rosa eventualmente se lo fanno? Risposta, secondo me, a un tipo di crisi che eventualmente impatterà solo su di loro e non su quelli che rimangono a fidarsi dei politici che gestiscono le politiche della Banca Centrale. Per il resto, magari ha ragione Boldrin che ha inventato la Fed di San Luis e, il, e lo sviluppo open source. Io ho torto e lo vedremo con skin in the game. Eh, comprate il mio formaggio e salute al Priorato. C'è una cosa che non sopporto, quando io di zucchero, e ciò cioè che non ha rispetto, è dalla pessima abitudine di questo provo che sei un falsario, di mettere in bocca alle persone sono le cose che non ho detto io non ho detto che ho inventato la fede allora se tu nel tuo lavoro hai la stessa credibilità e la stessa serietà che manifesti in questo tuo paraculo fare le persone che si degnano di perdere tempo a insegnarti l'economia io non voglio essere un tuo cliente io non ho detto che ho inventato la fede di San Luis io ho detto che conosco benissimo la fede di San Luis tant'è che il del department sono uno dei quelli che l'ha costruito e il direttore del, del, del dipartimento un ex studente mio non ho detto che ho inventato la personale ho detto di ciò Contribuito che non la nulla contro source, quindi questa falsificazione continua delle parole alle... perché hai bisogno di fare il buffone in pubblico, uh, zucco. usalo con monti. Il, il con mio il saluto tuo... era più divertente, era più Accettato. detto la... che avevi ragione. Lasciato per un amico insultarmi, falsificando le mie frasi adesso mi che ti insulti. Usalo con i tuoi, c'è sempre il problema al il microfono. Per... Michele muta e smuta? Sì, ma non si perde così tanto, secondo me. Truffa <ride> i tuoi <ride> clienti. Pre... Per il cui c'è il troni come te, vendi il tuo formaggio, racconta balle in pubblico, Capra, così. capra. Ma capra. non ti permettere di farlo con me perché questa è l'ultima volta che mi degno di spiegarti che non hai capito un cazzo e sei un truffatore. Comunque, Ivani, la a chat voleva un po' a questo finale alla sgarbi di tipico, quindi secondo me sono contento. Eh, te l'ho dato, no, l'hai voluto tu, non c'è nessun nella alla sgarbi, sei un truffatore. Beh, un eravamo andati bene, capra, direi di capra. chiudere bene, per favore. Marco, ultimo minuto a te, prego. No, beh, sono contento che insomma, chi voleva sangue un po' l'ha avuto, anche se immagino ne volessero di più. E io avrei appunto una domanda in realtà per Boldrin e gli passo il link via chat, ma appunto ha dei tempi, non serve che mi risponda ovviamente adesso. Se ha interesse ad approfondire un, argom un argomento e se Ivan vuoi passargli il mio numero, possiamo anche di discutere senza concludere tutti. Io avrei dei punti da dire e non, non avrò assolutamente il tempo, per cui saluto tutti. Ricordo che appunto il proof of stake... Anche se fosse fattibile, è sbagliato secondo Montesquieu, e non approfondisco di più perché non c'è tempo. L'impatto ambientale di Bitcoin, in teoria, è il, era, era già in contrario di come si racconta ai giornali ed è verificato praticamente in, anche in Trentino per cui dove vivo e porterò queste mie esperienze e anche l'esperienza a Bitcoin Valley un'altra volta perché immaginavo che sarebbe, il dibattito sarebbe stato dominato da Zucco e Boldrin e allora, la riorganizziamo Marco, tranquillo d'accordo vi ciao ringrazio, grazie mille Michele, grazie Marco, grazie Giacomo, buon lavoro buona giornata e alla prossima Vabbè, ciao a tutti, spero sia l'ultima volta che sono costretto a puntare